Signore e signori, bentornati qui sul mio canale per la terza giornata della Winter Cup. Cosa c'entro io in questo momento? Non dovevate vedere la partita? Sì, esatto, è proprio di questo vi volevo parlare. Già l'avete capito? Problema, come al solito. In realtà non come al solito, perché fino a questo momento, almeno dal punto di vista personale, avevo sempre cercato di portarvi professionalità. Parlando appunto di questo torneo e soprattutto ero stato sempre abbastanza preciso con i tempi e con le varie nei vari aspetti, insomma. Purtroppo questa volta, come può sempre capitare, ho sbagliato, ho commesso un errore abbastanza grave. Eh sì, perché proprio la cosa che dovete vedere in questo episodio, ovvero la partita, ragazzi, l'ho persa. Purtroppo, ecco, la cosa più grave è stata appunto aver perso il file della partita. Mi sento, non lo nego, non lo nascondo minimamente, anche un po' in imbarazzo. Non mi era mai capitata una cosa del genere. È chiaro che sì, non deve accadere, ma può accadere. Purtroppo sono stato sfortunato questa volta, anche forse un po' distratto, disattento, ed è capitato. Più che altro, ragazzi, mi dispiace perché non è che sia poi un problema per noi, perché poi a noi che ce frega, comunque sappiamo il risultato, andiamo avanti con il torneo. Ma il problema, insomma, quello per cui stiamo facendo questa serie su YouTube, siete voi, quindi dispiace non potervi fornire un contenuto che comunque facciamo per voi. E quindi so che ai vostri occhi questo mio errore, magari anche qualche piccola incertezza che si è potuta presentare prima di questo mio errore, non venga apprezzata. Spero comunque di avere il vostro appoggio, perché ripeto, è un errore che può starci, non doveva succedere, purtroppo è successo questa volta, vi posso assicurare che non succederà mai più. L'unica cosa che posso fare io adesso è chiaramente lo scopo di questo video, ovvero farvi sapere com'è andata la partita. Allora, com'è andata questa partita? Ho perso un'altra volta. Sì, però non dobbiamo parlare di questo, insomma, non è che ho fatto questo video per dirvi che ho perso, purtroppo l'ho fatto per quello che vi ho detto prima. Ma come ho perso in maniera un po', ecco, vi vado a riassumere la partita. Ho perso in maniera, se vogliamo, nel complesso un po' sfortunata. La partita è finita 1-0 per lui. Sfortunata fino a un certo punto, perché è stata una partita combattuta e nel complesso potevamo vincere entrambi. È finita quindi 1-0 per lui. Il gol è arrivato nel secondo tempo e lo ha segnato Dybala. Il nostro Perin, ragazzi, è tornato a fare i miracoli, perché ha parato ben due calci di rigore, uno sullo 0-0 a inizio partita, che purtroppo però ci ha portato a quasi a perdere per forza questa partita, perché il rigore è stato assegnato dopo soli 4 minuti. C'è stata l'espulsione per Ucian e quindi abbiamo giocato con l'uomo in meno per 86 minuti, che non è poco, e quindi capite che era già difficile così. In più lui comunque è un avversario forte, è stata una partita molto divertente. Siamo riusciti a tenergli testa, a costruirci le occasioni, ne ricordo due clamorose, una con Icardi, ha fatto un miracolo pazzesco Neto, l'altra nel finale quando già però lui era in vantaggio con Sturaro, e lui invece poi è riuscito più o meno a metà del secondo tempo a trovare un golletto brutto, anche se ovviamente aveva segnato un gol di merda, complimenti. Appunto nel finale c'è stato l'altro calcio di rigore per lui che poteva portare gli upgrade, non ci è riuscito, perché Perin anche lì è riuscito a parare. Ed è stata una scena anche abbastanza comica, perché poi abbiamo giocato io e lui un'altra partita dopo questa del torneo, e anche lì gli ho parato un altro calcio di rigore, quindi non so quando riuscirà a segnarmi dal dischetto Michele. Purtroppo però è arrivato il fischio finale, quindi un'altra sconfitta. Lui che mi ha fatto downgradare Acerbi, che era veramente l'unico decente che avevo in difesa, al suo posto però ho preso Economu, con il quale ho già giocato diverse partite, mi dà fiducia, grattamose perché non si sa mai. E la prossima, ragazzi, la giocherò in trasferta contro Lazza, quindi sul suo canale, e sarà la prima di due trasferte di fila. Giocherò prima contro di lui e poi contro Sick. Noi ci vediamo quindi tra ben 3 settimane sul mio canale, e sarà Federico Marconi contro Enigma. Il calendario comunque già ve l'avevo elencato nel video di presentazione che vi lascio qui a schermo, quindi se non l'avete visto potete benissimo andarlo a vedere. Fondamentalmente quello che dovevo dirvi in questo video ve l'ho detto. Chiaramente vi invito a passare dal canale intanto di Lazza, perché così sono sicuro che vi godrete la prossima partita. Sarà la quarta e quindi lì dovremo vincere per forza. Spero, dopo un po' di defiance iniziali, di riuscire a trovare la giusta strada con questa squadra, perché comunque è una squadra strutturata male all'inizio, ma che poi piano piano, anche questa con Bella FIFA, purtroppo è una partita che abbiamo perso, ma è stata una partita ben giocata e anche in diretta me li ha fatti lui, complimenti. Quindi la mia speranza, per regalarvi chiaramente anche più motivazioni a voi che siete il mio pubblico di seguire questo torneo, è quella di tornare subito in carreggiata. Questa comunque era, o meglio sarebbe dovuta essere, l'ultima partita della settimana, quindi vi ricordo il parziale: Federico Marconi 0, Bella FIFA 1.
Io vi rimando al prossimo video che uscirà sul mio canale. Vi invito a passare sul canale dove si terrà il prossimo match, ovvero sul canale di Enigma, per una partita molto accesa, una partita alla romana tra Enigma e Rudy Zlatan. E poi vi ricordo che martedì sul canale di Henry Lazza si terrà la partita tra me e lui, quindi sarà fondamentale. Vi voglio carichissimi, voglio numerosi, perché so che se ci siete riusciremo a portare a casa i primi 3 punti della stagione. Ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video che non avrei voluto mai fare perché non, come vi ho già detto e come ho detto in maniera molto rammaricata, sinceramente, prima sul gruppo, non mi sarei mai aspettato di farvi un video del genere perché non mi sarei mai aspettato di fare un grave errore del genere. Però, come loro mi hanno dato supporto, facendomi capire che comunque può capitare, anche se io sono il primo, in maniera molto autocritica ad ammettere l'errore, spero che anche voi facciate lo stesso e quindi voglio supporto da voi, ragazzi. Quindi, come si suol dire, fatevi sentire e noi ci becchiamo con i prossimi video. Qualora foste fan di Bella FIFA, se non lo siete già, vi invito anche a iscrivervi al mio canale, anche se questo non mi sembra il video migliore come pubblicità da farmi, ma comunque, come stavo dicendo, vi rimando ai prossimi video e bella, regà!